si è tenuto nella mattinata di domenica 29 gennaio il giro sulle colline del Prosecco, camminata Nordic Walking e a passo libero, organizzata dalla Nordic Walking Montello. La manifestazione ha rappresentato la prima tappa del nuovo circuito di camminate Nordic Walking Challenge 2017, indetto dalla scuola italiana Nordic Walking. Un evento che ha raggiunto il traguardo di 1100 iscritti, un vero e proprio record di presenze. Un successo per il team di Nordic Walking Montello, che ha svolto un intenso lavoro di coordinamento con volontari e pubbliche amministrazioni. Questa è la seconda edizione per noi del Nordic Walking Montello. Abbiamo iniziato lo scorso anno, dove abbiamo avuto una grande affluenza di persone, di camminatori, di Nordic Walkers. Ne sono arrivati più di 1000 l'anno scorso. Quest'anno la vogliamo riproporre inserendo la prima tappa del Nordic Walking Challenge 2017, la prima tappa di un progetto nuovo ideato dalla scuola italiana di Nordic Walking, parte quindi da Valdobbiadene. Ci aspettiamo anche qui oltre un migliaio di persone, stanno arrivando in questo momento tanti gruppi da tutto il nord Italia e arriveranno anche tante famiglie, tante persone walkers e anche camminatori liberi. L'idea di questo nuovo progetto è proprio allo scopo di avvicinare a questa disciplina sportiva tanti camminatori e quindi fargli conoscere il territorio e avvicinarli ad una disciplina che è sicuramente molto benefica, che dà tanti benefici in tutti i sensi. Siamo in un contesto molto bello, la giornata è stupenda e noi del Nordic Walking Montello siamo veramente fieri di poter dare inizio, aprire le danze a questa nuova edizione che sarà composta da 13 tappe, la seconda si svolgerà in Brianza, la terza verrà fatta a Bologna e poi comunque tutte le tappe saranno pubblicate sul sito della scuola italiana di Nordic Walking. Quindi speriamo di divertirci, di passare insieme una bella giornata che ha lo scopo proprio di socializzare, di dare la possibilità a tutte le famiglie di passare una giornata meravigliosa anche ad un prezzo veramente familiare. Questa è la prima tappa appunto del Nordic Walking Challenge, è questo circuito con il marchio della scuola italiana di Nordic Walking, con l'obiettivo di far camminare nel modo più libero assoluto tutte le persone che hanno la passione per il cammino. È la prima tappa proprio qui a Valdobbiadene, con un numeroso pubblico, con una numerosa presenza. Le tappe complessivamente del challenge non agonistico sono 13, dislocate un po' su tutto il territorio del nord Italia, e poi c'è una parte del circuito FIDAL di cui parlerà comunque il collega. Ora, per quanto riguarda il circuito race federale, tengo a precisare che il Nordic Walk è diventata una disciplina a tutti gli effetti federale e ci saranno le tappe, con la prima quella di Monza, a seguire Bologna, poi ci sarà Bassano, Cortina, Tivoli e poi Arceno in Toscana. Innanzitutto porto anche i saluti da parte di Pino e di Fabio, che sono le persone che ci permettono di fare tutta questa attività, e un complimenti a Stefano e a tutto il suo gruppo, perché ha organizzato veramente una prima tappa challenge fantastica con più di 1000 persone. E onoriamo le persone che si hanno da fare per il Nordic e che mettono tanto tempo a disposizione, tanta fatica, però alla fine anche tanta soddisfazione. Oggi c'è la prima tappa del Nordic Walking del 2017, e non è la prima volta che questo evento arriva sul nostro territorio, siamo felicissimi di ospitarlo ancora, perché è un evento che ha rilevanza a livello nazionale e porta gente da tutta Italia. Anche quest'anno oltre 1000 gli iscritti, che per un percorso che vedrà il passaggio attraverso tutte le colline del Prosecco avranno il piacere di ammirare il nostro territorio, il nostro splendido territorio. Un territorio che poi ha avuto una candidatura particolare quest'anno.
Sì, è stata confermata proprio nei giorni passati la candidatura a Patrimonio dell'Umanità UNESCO, quindi adesso incrociamo le dita e vediamo come andrà in Comunità Europea, come andrà all'UNESCO, se verrà confermata la candidatura e dopo diventerà patrimonio effettivamente dell'UNESCO. È un percorso lungo, richiederà del tempo, però noi speriamo che questo possa portare i suoi frutti. Ricordiamo che è l'unica candidatura che c'è stata per l'Italia quest'anno. L'attenzione al territorio vuol dire anche avere rispetto per lui, infatti dietro qui vediamo una bottiglia ecosolidale. Valdobbiadene, assieme ai comuni molti comuni della DOCG, Vittorio Veneto, Conegliano, Pieve di Soligo, ha aderito a questo progetto ecosolidale per la raccolta di fondi per le persone con problemi e ha aderito a questo progetto che vedrà qui presente sul nostro territorio questa bottiglia gigante riempita di tappi di plastica, i cui proventi poi saranno destinati ad aiutare persone in difficoltà. Questo è un evento a cui il Comune di Valdobbiadene ha voluto aderire e che si ricollega anche alla Dunata degli Alpini che ci sarà a maggio 2017, sempre all'interno della nostra provincia di Treviso.